Dunque, questo emendamento si può collegare al discorso che facevamo in precedenza in relazione alle nomine del governo per i consiglieri del CDA. Allora, se è davvero vero che il Parlamento ha la possibilità di nominare due la Camera e due Senato membri del Consiglio d'amministrazione, è bene che lo faccia però con una maggioranza qualificata che noi proponiamo a 2/3. Questo metodo, in questo modo, permetterebbe anche un respiro più ampio, come già detto in precedenza dai miei colleghi, per la scelta dei nomi, ma allo stesso tempo garantirebbe la minoranza, perché il Parlamento, anche alla luce di quello che è la legge elettorale, in questo modo potrebbe avvantaggiare chi prende il premio di maggioranza, del tutto illegittimo in alcuni casi, e che quindi potrebbero andare anche a entrare nelle nomine del Consiglio d'amministrazione, in modo tale che addirittura la maggioranza arrivi a nominare alla fine 6 membri su 7.